Ciao amici e amiche del segno dell'acquario, benvenuti su Exoterico World. Io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica e se volete potete integrarla con il vostro ascendente. Per avere qualche informazione in più, cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi che utilizzo per la stesa e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso siamo pronti per scoprire le prime indicazioni con il nostro taglio, le Normand, e troviamo una fase di crescita, di evoluzione. Può essere dentro di voi che qualcosa si sta muovendo o anche desiderio e voglia di andare a riprendere delle cose che sono state trascurate, messe da parte, ma possono anche riattivarsi per vari motivi, quindi sia per vostro desiderio e volontà, sia si possono riattivare per delle cose che stanno cambiando intorno a voi. Siccome la carta della nave o il battello ha a che fare con un certo tipo di movimento, di viaggio, e può essere il viaggio sotto tutti i punti di vista, quindi magari il muoversi, fare un viaggio e trarre beneficio da questa nuova avventura, magari potrebbe essere il viaggio riferito a un progetto, a un desiderio, a un sogno dove noi riusciamo a trovare finalmente una nuova spinta a cambiare, a migliorare qualcosa proprio per riuscire a metterlo in moto e portarlo avanti. Vediamo in questa nuova fase, nuova energia che spunta fuori per voi, vediamo appunto le altre energie a livello personale. A proposito di nuova energia, c'è anche l'energia di apertura, di coinvolgimento a livello sociale, di riunioni, di incontro, di nuove conoscenze, forse anche ricevere e fare inviti, perché no? Quindi è un buon momento per aprirsi. E aprirsi sotto tutti i punti di vista, quindi sia nelle relazioni, nella socializzazione, nell'ottenere dei risultati. Probabilmente loro vi stanno dicendo sin dall'inizio che un'apertura vostra a livello interiore, a livello di muoversi, cercare proprio attivamente di cambiare alcuni aspetti della vostra vita, verranno premiati e arriverà questa, chiamiamola, diciamo, fortuna a darvi nuova fiducia, nuova speranza, a darvi delle ricompense, a ripagarvi appunto del vostro impegno, che può riflettersi sia nelle questioni più pratiche di fare un buon affare, un buon investimento, una spesa, di ottenere dei soldini, di ottenere degli apprezzamenti o nuove possibilità che si aprono, dei cambiamenti positivi, insomma, in qualsiasi circostanza, ecco, arriva questo bel bouquet e che quindi vi permetterà di riuscire in un compito, in un qualcosa. Come vi dicevo, anche ricevere attenzioni, perché no, parlando appunto di apprezzamento, può essere anche che qualcuno possa, voi possiate attirare l'attenzione di qualcuno che vi possa apprezzare, sia come abbiamo visto nel lavoro, però anche nelle questioni sentimentali, perché no? Quindi ecco, qualcosa giunge a voi di positivo e di soddisfacente. Vediamo, queste sono le energie giuste, cioè ci tengo a sottolinearlo, per chi vuole fare dei cambiamenti in positivo, per chi vuole portare avanti dei nuovi progetti, per chi vuole approfittare di qualche opportunità che è in arrivo. E i segni di attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo anche un po' quelli di terra, e quindi Toro, Vergine e Capricorno. Beh, a livello di elementi ci sta effettivamente, quindi possono essere persone che possono incentivare e darvi quel fuoco e quella terra che vi può aiutare proprio a portare avanti, infuocare i vostri desideri e metterli in pratica con l'elemento terra. A parte questa disquisizione, adesso andiamo avanti nella vostra lettura, andando a vedere che cosa vogliono dirvi per
l'ambito amore, coppia, single, poi vedremo il lavoro. Abbiamo mercante, stanza, ammalato. Allora, qualcosa va a stabilizzarsi, va a calmarsi, tra virgolette, abbiamo comunque una buona gestione. La carta del mercante è vero che riguarda un po' più gli aspetti pratici, però effettivamente anche nella coppia stessa ci sono tanti aspetti pratici legati al un buon supporto, a portare avanti le proprie idee con fiducia e coerenza, dedicarsi agli affari, ai buoni propositi, anche ad essere propositivi, quindi se avete un'idea, se avete bisogno comunque di condividere qualcosa di importante con l'altra persona, ecco, questo è il momento giusto per farlo. Che poi si devono valutare, ci si deve fermare, così è vero, a vedere un po' quello che è fattibile, oppure magari semplicemente così aspettare, è vero, lo dicono queste carte qua, però si vedono in realtà dei miglioramenti, forse soprattutto a livello intimo, personale. E questa carta dell'ammalato, attenzione, non deve preoccupare, perché a livello positivo può essere proprio il distrarsi, staccarsi momentaneamente da alcuni problemi, metterli da parte per dedicarsi a migliorare il proprio rapporto o un qualcosa che vi fa stare veramente bene. Probabilmente avete bisogno di questo in questo momento della vostra vita, quindi di favorire qualcosa di positivo, mettere un pochettino da parte qualche problema, qualcosa che non va, e poi pensarci successivamente. Invece per i single troviamo questa carta della sorpresa, anche qui c'è l'ammalato e la prigione. Allora, prima di tutto ve lo vogliono avvertire in questo caso di una sorpresa che però potrebbe bloccarsi successivamente, ma in realtà che cosa può succedere effettivamente? Che può arrivare qualcosa di positivo, una notizia, qualcuno che si fa sentire, un incontro, eccetera, però la cosa può bloccarsi, e magari se state frequentando, conoscendo qualcuno, magari causa forza maggiore, magari per questioni di salute o altre questioni importanti, potrebbe bloccarsi o saltare un appuntamento, un incontro, appunto per varie tipologie di problemi. Poi dipende sempre con chi avete a che fare, perché è vero che possono esserci dei problemi causa forza maggiore, però se avete a che fare con una persona che spesso accampa scuse o ci sono cose sotto, e allora ecco, quindi di prestare attenzione e di scindere le vere motivazioni da quelle che possono essere effettivamente delle scuse. Da quello che si vede da queste carte può essere abbastanza sincera la cosa, e quindi esserci dei problemi effettivamente, o altrimenti magari nella peggiore delle ipotesi potrebbe interessarvi una persona e non essere ricambiati, e quindi rimanere ferma questa cosa per questo motivo. Oppure possono esserci, al peggio, purtroppo ancora peggio, magari delle persone, delle cose, delle questioni del passato che ritornano a far capolino, che magari non sono state tanto positive, però possono dare una nuova fiducia, una nuova speranza, però direi anche qui di fare attenzione, perché le cose possono ribloccarsi, possono fermarsi, e quindi meglio non fidarsi, soprattutto se ci sono dei pregressi negativi. Per tutte le altre cose possiamo vedere nelle questioni pratiche del lavoro, oppure vediamo altre informazioni, una preoccupazione, un qualcosa diciamo di passeggero, può essere una spesa, può essere un qualcosa che vi preoccupa nel vostro ambiente lavorativo o a livello finanziario, però attenzione, comunque qui arrivano cose molto molto positive, forse è qui che si vede l'energia principale, e cioè, come abbiamo visto, nelle cose più pratiche del lavoro, a livello personale, dove non sono coinvolte delle altre persone, perché qui c'è
il vostro impegno o qualche decisione che avete preso, diciamo, nel passato e che state aspettando, valutando e vedendo man mano come procedere, ecco, qui comunque arriva qualcosa di positivo. Poi è vero che Omaggi Preziosi ha a che fare con i doni, con i regali, però anche con il proprio talento, che si manifesta nel miglior modo possibile, di ricevere appoggio, aiuto, sostegno, di riuscire a superare degli ostacoli e l'arrivo di opportunità vantaggiose. Vantaggiose e dipende, quindi possono essere opportunità utili, magari soprattutto per chi è in cerca di lavoro, per chi vuole fare dei cambiamenti, oppure per chi vuole mostrare attivamente i propri talenti, e questo può essere proprio una cosa giusta da fare, perché è molto probabile che nel prossimo futuro ci sono delle novità, delle cose che vi possono portare sia a migliorare alcuni aspetti della vostra lavorativa, sia anche a cercare quello che state aspettando da tanto tempo, a trovare, scusate, quello che state aspettando da tanto tempo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, quello lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!